lunedì scorso ha votato in giunta per concedere l'immunità, perché questa parola va detta, l'immunità al ministro Salvini, contrariamente al proprio programma, contrariamente alla propria tradizione. Ecco, questo è stato un pessimo segno, anche perché a questo si è arrivati in seguito ad una consultazione online sul programma. Ora, la consultazione online e la consultazione degli iscritti è perfetta, è una modalità assolutamente lecita e legittima, ci mancherebbe altro, anzi auspicabile, ma questa deve intervenire prima della formazione del programma, come dicono appunto i regolamenti, il codice etico del movimento. Quando poi il programma è definito, va portato avanti, anzi ciascun parlamentare ha il preciso dovere di attuarlo il programma. E al riguardo delle prerogative, delle immunità, è chiarissimo il programma del movimento. Vuole portare all'abrogazione dell'articolo 96, all'abrogazione delle immunità sostanzialmente, che differenziano la giustizia rispetto ai parlamentari e rispetto ai ministri della Repubblica.